Quali caratteristiche deve avere uno scooter per essere considerato riuscito? Beh, deve sicuramente dare delle risposte funzionali a quelle che sono le tue esigenze pratiche di mobilità, ma alle volte le tue esigenze non sono così scontate come sembra e subentrano altri fattori come lo stile o anche il piacere di avere delle scelte originali da un punto di vista tecnico. Ecco che da questo punto di vista, a parer mio, lo scooter che ho qui dietro e che probabilmente ancora non conoscete è forse uno dei più interessanti oggi sul mercato. Non è italiano, non è cinese, ma è spagnolo. La fabbrica si chiama Rey Electric Motors, è in Catalogna ed è una novità sul nostro mercato, ma direi anche sul mercato internazionale. Su un nome nuovo è normale alzare un po' il sopracciglio, avere qualche scetticismo, ma personalmente sono sempre stato attratto dagli outsider. Questo è il suo primo progetto, il primo modello di Rey Electric Motors, e si chiama Rey 7.7, dove il numero, come è facilmente intuibile, rappresenta la capacità della batteria, che è di 7,7 kWh. E partiamo dunque dalla batteria, perché 7,7 kWh per uno scooter che è omologato al pari di un 125 sono davvero parecchi. Sono gli stessi, per intenderci, della Zero Motorcycles FX, quindi una moto da enduro fatta per altro tipo di utilizzo, altro tipo di distanze. Uno scooter che supera questa capacità è soltanto il BMW CE04, ma stiamo parlando di uno scooter molto più importante come volume, come massa, pesa 231 kg, ma anche come potenza a 31 kW ed è paragonabile in pratica a un 400, mentre qui stiamo parlando di un 125 con una potenza a libretto di 11 kW pieni. Uno scooter paragonabile e sempre catalano, tra l'altro, potrebbe essere il Seat Mo 125, appunto, che però ha una batteria da 5,6 kWh, quindi un po' più piccola, ma generalmente i 125 stanno tra i 2 e i 4 kWh. Ma dove la mettiamo tutta questa batteria? Beh, parlavo prima di soluzioni originali e Rey è uno che, in quanto a soluzioni originali, come vedremo, ne ha diverse. Una riguarda proprio la batteria, perché l'hanno messa qui e sull'altro lato, al fianco dei bracci del forcellone. Sicuramente una trovata originale, messa dentro a un case ovviamente antiurto. A prima vista sembra ancorato al forcellone, per fortuna non lo è, perché altrimenti avremmo avuto veramente delle abominevoli masse non sospese. Invece così abbassa il baricentro. Certo, l'ideale sarebbe avercelo sotto la pedana, ma questa è una sfida importante per dei progettisti che vogliono mantenere gli ingombri e la praticità di uno scooter normale, e trovo che questa soluzione sia interessante anche perché poi ha dei risvolti dal punto di vista della guida. Ma diamo uno sguardo in generale, perché anche dal punto di vista stilistico l'originalità non manca, con un forte sviluppo orizzontale, linee molto tese, sportive, c'è anche la ricerca, se vogliamo, di una certa aerodinamica, ma soprattutto c'è la ricerca di proporre un prodotto di alta fattura, diciamo, ben fatto, accattivante, con addirittura queste pieghe, queste piccole cuspidi, oppure il profilo così sfaccettato, molto particolare, che tra l'altro ci consente anche di notare come non solo le plastiche siano di buona qualità, ma anche gli accoppiamenti siano fatti molto bene e non devono essere sempre tutti facili. Abbiamo diversi dettagli interessanti, segni di un lavoro stilistico per dare una personalità propria a questo nuovo Rey 7.7, particolari anche che denotano una certa cura, appunto un'attenzione ai dettagli, come ad esempio le maniglie per il passeggero scavate all'interno della carena, quindi nascoste, molto belle, ma soprattutto rivestite all'interno di uno strato di neoprene per un maggiore comfort, molto molto carine, così come carine sono anche le frecce, gli indicatori di direzione a LED,
faro anteriore, doppio gruppo ottico anteriore, che ho trovato molto efficace anche durante la notte, una cosa abbastanza rara devo dire su scooter di questa categoria. Questi posso dire che funzionano davvero. È originale anche la seduta, ben fatta, non particolarmente imbottita, molto spaziosa sia per pilota sia per passeggero. Ha la particolarità di essere sdoppiata, e non solo, perché guardate un po' qui, c'è una pratica maniglia posta qui sotto, facile da azionare addirittura con una mano sola, si riesce a farlo. E cosa consente? Consente di abbassare la sella in ben tre posizioni diverse, 77, 78,5 e 80 centimetri, per consentire così ad ognuno di trovare un po' il proprio comfort. Lo spazio sulla pedana non manca, io ho un 42 di piedi e ci sto giusto giusto. Ecco, chi magari ha la scarpa più lunga potrebbe trovare la pedana un po' corta, anche perché non c'è la possibilità di spingere, di mettere i piedi in avanti, però possiamo metterli indietro, quello sì, a patto di non avere il passeggero. La prima impressione è dunque quella di uno scooter ben fatto, di una buona fattura. Tra l'altro in Rei ci tengono a precisare che oltre l'80% dei fornitori arriva dal territorio europeo, con una decisa predilezione, diciamo così, per quelli spagnoli. E tra l'altro in Spagna si sta veramente creando ormai un distretto della mobilità elettrica, quindi dobbiamo veramente tenerli d'occhio. E spagnolo è anche il motore realizzato dalla Doga, montato centralmente con trasmissione a cinghia dentata, una soluzione che garantisce, oltre a lunghi intervalli di manutenzione, anche un'apprezzabile silenziosità, quindi ci piace. Motore che mi ha colpito sia per la fluidità sia per la grinta, altro che 11 kW. Questo ne ha di più di birra, perché 11 kW è l'omologazione, è la potenza continua, e questo ci consente in Italia di viaggiare anche in autostrada e sulle tangenziali, e quindi questa è una cosa da considerare. Quando si prende in mano la manetta si ha a disposizione una potenza di picco di 17,5 kW e una coppia di 60 Nm, quindi di grinta qua ce n'è, soprattutto su uno scooter abbastanza compatto e abbastanza leggero. Questo si traduce in accelerazioni e riprese che fanno veramente divertire. Non solo, al semaforo ci si mette dietro un po' tutti, un po' chiunque, anche moto di maggiore cilindrata, insospettabili, ma si passa veramente, si schizza da un semaforo all'altro. Piacevole nella grafica e leggibile, tranne che per i numerini qui sotto che sono un po' piccolini, è lo strumento, abbastanza grande, devo dire uno dei più grandi che ho visto su scooter di questo tipo. Noto ora per la prima volta che qui si è creata un po' di condensa attorno, probabilmente il vetrino non è montato nel migliore dei modi, devo dire che è anche la prima volta che la vedo da quando ce l'ho in prova. Il colore, la grafica cambia in base alle modalità di guida, ce ne sono tre: City, Sport e Flow. Si regolano con il manettino qui sul blocco di sinistra: City blu, Sport verde, Flow viola. Che cosa cambia? Allora, la potenza rimane sempre la stessa, ma City, che è diciamo quella che di default, quella che viene utilizzata un po' più spesso probabilmente, è anche quella più dolce nell'erogazione, e ha tantissimo freno motore, tant'è che presto si smette quasi del tutto di usare i freni, persino in discesa o per rallentare al semaforo. Ovviamente mentre si rallenta c'è anche il recupero di energia. Poi c'è la Sport, ovviamente, che è la più peppata, e con questa si va davvero forte: 2,8 secondi per prendere i 50 orari, 7,7 per i 100, sempre ovviamente con partenza da fermo. La velocità massima è di 125 km orari. Ecco, qui c'è molto meno freno motore. E poi c'è la Flow, la cui accelerazione, diciamo, è intermedia tra City e Sport, ma soprattutto non c'è praticamente freno motore, si veleggia, quindi è particolarmente adatta quando si viaggia
viaggia a velocità costante su strade extraurbane, mettiamolo così, e si vuole andare in maniera molto molto rilassata, sfrutta molto l'inerzia del veicolo. La cosa che mi ha colpito più di tutte e in tutte e tre le modalità, devo dire, è la fluidità, segno che comunque il sistema lavora molto bene, non ci sono ritardi, i cosiddetti lag, tra quello che succede al manubrio sulla manetta e quello che poi succede sulla ruota. E l'autonomia? A seconda del tipo di guida va dai 100 ai 160 km. Durante questo mese passato assieme posso dire che nell'utilizzo reale si avvicina più alla seconda che alla prima. Possiamo stimare di percorrere tranquillamente sui 130 km senza pensare alla ricarica. Inoltre le previsioni fornite dal computer mi sono sembrate una volta tanto affidabili. In ogni caso è una bella percorrenza per uno scooter, specie con queste prestazioni. E anche ciclisticamente non è per niente male. Di solito quando si vuole fare un complimento ad uno scooter si dice che si guida come una moto, e in questo caso è vero. Gli angoli di piega sono notevoli, ma soprattutto la ciclistica offre un buon compromesso tra agilità e stabilità alle velocità più alte. In sostanza, si va molto più forte di quanto si pensi. Il doppio ammortizzatore posteriore è piuttosto rigido, ma non secco nelle risposte. Mentre se guidiamo nervosi ci accorgiamo che la forcella tende un po' all'affondo, ma l'astuzia sta nello sfruttare il freno motore e andare via dolci, anche perché i freni della One sono belli potenti e attaccano subito. Non mi capita spesso di parlare di cavalletto, ma questa volta l'eccezione è d'obbligo, perché si trova in una posizione davvero particolare, insolita, più avanzata della consuetudine. Addirittura c'è un buco sulla pedana per poterlo azionare da seduti. Ma perché mai dovremmo azionare da seduti? Perché si può sfruttare il motore sia per rissarlo sia per scendere, ad esempio per tirare sul cavalletto basta premere il pulsante della retro, dare un filino di corrente tenendo il cavalletto ed ecco che il gioco è fatto. Sulle prime magari potrà sembrare strano, ma ci si prende molto presto l'abitudine ed è veramente pratico. Visto che sono seduto, parlo anche di posizioni di guida e di spazio per le gambe. Qui abbiamo una protezione non larghissima all'aerodinamica, quindi se vogliamo tenere le gambe protette dobbiamo tenerle anche un po' strette. Io sono alto 1,75, ci sto devo dire bene, scarpa 42, un piede 42, ci sta giusto giusto, anche perché non ci sono molte posizioni, non posso mettere i piedi avanzati, posso metterli qui dietro a patto di non avere ovviamente il passeggero, però la piega è quella consueta a 90 gradi, la seduta è abbastanza comoda e si può poggiare entrambi i piedi per terra una volta che si è scesi dal cavalletto. L'aver messo le batterie là in basso ha consentito di mantenere anche un buon vano sottosella. Andiamolo a vedere. Per aprirlo il Ray deve essere acceso, si schiaccia questo pulsante sul tasto destro e si può così aprire la sella. Ci sta comodamente un casco, tra l'altro ci sono due pratiche e apprezzabili lucette LED di cortesia che soprattutto la sera tornano molto utili, e nel vano sottosella si può accedere, vedete la prolunga sciuco, si può accedere alla presa di ricarica standard per l'asciugo, quindi per la corrente a 220. Il caricatore di serie è da 1,8 kW, ma è possibile mettere in optional, richiedere anche la presa tipo 2, come nel caso di questo esemplare, viene messa all'interno di questo sportellino, e l'optional porta con sé anche il carica batterie più potente, quello da 3,3 kW. È una scelta ovviamente che porta a un esborso maggiore, parliamo di 900 euro circa di differenza, e quindi è una scelta che consiglio soltanto a chi effettivamente poi avrà bisogno di ricaricare alle colonnine più rapide, quelle di tipo 2, e non soltanto a casa. Dietro lo scudo troviamo anche uno sportellino che si apre con la serratura, all'interno possiamo stivare il nostro smartphone, lo possiamo anche ricaricare grazie alla presa USB. E come sempre arriviamo infine a quello che è l'amaro calice, la nota dolente, il prezzo. Come avrete intuito, si tratta di un prodotto di fascia alta, di uno scooter premium
con un sacco di soluzioni originali di tecnologie. Come tale si fa pagare 9.999 euro, è quello che dice il listino, un investimento davvero importante se parliamo di uno scooter, anche nel caso di uno scooter elettrico come questo. C'è da dire che in questi giorni però ci sono gli incentivi ed essendo elettrico si può accedere al 30 o addirittura al 40% in caso di rottamazione di una vecchia moto, scooter Euro 0, 1, 2, 3, quindi è il caso di non perdere tempo se si è interessati a questo Rave 7.7. ma per chi è fatto questo scooter? Secondo me per chi oltre all'utilizzo urbano utilizza lo scooter molto anche dentro e fuori della città, ha bisogno di fare tangenziali, magari un po' di autostrada, ha bisogno di prestazioni e ricerca magari anche una certa guida sportiva, una guida che mi permetto di dire è di tipo praticamente motociclistico. Penso di aver detto tutto al suo riguardo, quindi dal vostro motoretto è tutto. Ricordatevi di farmi sapere come la pensate su questo Ray e su questo video sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Prima ovviamente ti chiedo soltanto di fare due cose semplici. La prima è di iscriverti al canale di moto.it se ancora non l'hai fatto e di attivare la colonnina. La seconda è, come dico sempre, che sia gas o corrente, voi datelo sempre, ma responsabilmente. Ciao!